il comune paga non so quanto in termini di debiti, ciao Andrea, in termini di debiti fuori bilancio, soprattutto per incidenti stradali e per cause che su questo va per bene. È una voce pesantissima nel bilancio comune. Che ammonta a quanto, visto che ne abbiamo... In questo caso abbiamo circa 50.000 euro, 47.287 totale. Che dovrebbe essere approvato dal Consiglio Comunale. Ma il Comune pagherà, perché deve pagare per forza, perché il giudice ha intimato che il Comune paghi. E quindi la proposta dell'assessore qua è che si paghi questo debito. È chiaro, perché giustamente che l'hanno perso. E perché non si fa niente poi per mettere a posto le strade quando stanno in queste condizioni? I sinistri possono essere di natura varia, ma la causa che io faccio col comune è di questo tipo qua, che vado nel buco e si rompe qualcosa della macchina, il sinistro vedo, non lo so, i dettagli specifici non li conosco ovviamente, però dico, questa è una delle cause per cui il comune apre, come dire, è imputato in vertenza e molto spesso perde, e quindi il comune paga, cioè la comunità dei cittadini paga. Su via De Chirico in particolare, De Chirico, questa è via De Chirico in cui noi ci troviamo in questo momento, praticamente in particolare c'è un'assenza totale. Farai qualcosa di specifico? Ma certamente, che è una cosa sulla quale sono già intervenuti altri e possiamo intervenire di nuovo anche noi. C'è la manutenzione minima delle strade, ma anche allo scopo di risparmiare in termini di vertenze e di conseguenza di danni da pagare e quindi di debiti non previsti dal bilancio, che poi sistematicamente dobbiamo approvare. C'è il consiglio approvato, ovviamente. Perché quando il giudice dà questo tipo di indicazioni si paga e basta. Compreso a me. Questo è.